colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se vedi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare con un amico. Allora, i requisiti per fare questo glitch quali sono, ragazzi? Ovviamente un amico, come state vedendo, un'auto proveniente da un qualunque altro garage che dovremo mettere nel nightclub, e ovviamente il garage dovrà essere pieno, una sessione solo a inviti. In più dovremmo avere la modalità di puntamento diversa da quella che hanno gli altri, quindi dovremmo essere in una mira manuale che ci faciliterà il tutto. In più dovremmo avere in mappa tutte le icone visibili. Allora, per far sì di mettere in mappa tutte le icone visibili, dovrete premere il tasto pad e andare su nascondi opzioni e mettere mostra su tutte le opzioni. Mettete personalizzato e mettete mostra. Una volta che avete fatto questo passaggio, siete pronti per fare il glitch. Allora, ragazzi, qui vado rapidamente a farvi vedere quello che dovrà fare il vostro amico. Allora, il vostro amico, quando salirà in macchina con voi e sarete schermata nera, dovrà suicidarsi e subito dopo andare nel PlayStation Network. Comunque non vi preoccupate, perché comunque vi faccio vedere nello schermo piccolino condiviso come funziona il glitch, ragazzi. Quindi a questo punto il nostro amico sale in auto, fate in modo che non sia MC o CEO o altre cose perché lo sbatterà fuori. Andate su un garage, schiacciate su garage pieno. Quando siete su garage pieno, gli dite al vostro amico che ci siete, lui si suiciderà e andrà nel PlayStation Store, come state vedendo. A questo punto accetteremo il messaggio quando sarà nel PlayStation Store. Allora, come vedete, a me, ragazzi, non sta caricando il PlayStation Store, però non è importante perché il glitch funziona lo stesso. Se ve lo carica è meglio, se non ve lo carica non è importante. Una volta che siete dentro, ragazzi, potete sostituire o non sostituire l'auto, tanto fa lo stesso. Come avete visto, abbiamo l'auto buggata in mappa. A questo punto andremo a teletrasportarci allo Santos Custom. Io vado allo Santos Custom, faccio un partecipa a sessione da un qualunque amico che sia in modalità di puntamento diversa dalla mia. Io qui, ragazzi, avevo avuto un po' di problemi perché c'ho un po' di problemi col PlayStation Network, non so perché, comunque mi rallenta un botto, non lo so, forse sarà la connessione, non so che dirvi. Comunque qui mi stava veramente impegnando l'anima per un caricamento dati, infatti ho rifatto partecipa a sessione fino a quando addirittura ho tentato proprio di cercare un'altra persona, però fortunatamente, diciamo, siamo riusciti ad avere questo partecipa a sessione. Comunque, come dicevo, ragazzi, fate un partecipa a sessione, lo dovete fare per forza per uscire dal garage, perché altrimenti rimarrete buggati e questo è l'unico modo per uscire dal garage. Allora, quindi a questo punto, quando facciamo il partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio, rifiutiamo il secondo e ci siamo teletrasportati fuori dal nostro garage. L'unica cosa che dovremo fare a questo punto è trovare un'auto. Quindi basterà trovare un'auto qualunque. Io, ragazzi, vi consiglio
diciamo le auto, quelle con livrea, se ve le lascia modificare, se vi lascia entrare, anche perché con qualche livrea diciamo ci sono dei soldi in più, insomma, anche perché le livree costano qualcosina di più e quindi automaticamente l'auto avrà un valore maggiore, insomma. Come vedete, io qui ho preso un'auto senza livree, anche se secondo me una livrea su questa sarebbe stata una bomba. Hanno messo livree su auto veramente cesse e su questa che è carina non hanno messo una livrea. Comunque sia, dopo che avete fatto tutto, ragazzi, prendete la vostra auto, la modificate al massimo, mettete tutto quello che potete mettere, mentre il vostro amico deve rimanere sempre in quella schermata, nella schermata di PlayStation Network, oppure se gli ha dato il messaggio di errore, come nel mio caso, nella schermata di errore. E noi qui l'unica cosa che dovremo fare, come ho già detto, è modificare l'auto e mettere il segnalatore, modificare tutto al massimo, ragazzi, tutto il più possibile, e mettere il segnalatore. Una volta che avremo messo il segnalatore, ci basterà uscire dallo Santos Custom e rientrare e mettere nuovamente il segnalatore all'auto per averla duplicata. Allora, in media si fa un clone ogni 10 secondi. Ovviamente non possiamo vendere questi cloni ogni 10 secondi, ma dovremmo aspettare la bellezza di 48 minuti per poterli vendere. L'unica cosa buona di questo glitch è che comunque possiamo duplicare con molta velocità. Però per il resto diciamo che i requisiti non sono molti. Il glitch a seconda dell'auto che voi comunque avrete modificato vi pagherà. Come vedete, ragazzi, io entro e esco dallo Santos Custom senza nessun problema, proprio in maniera velocissima, e ogni volta che io rientro e metto il segnalatore mi si fa un clone. Allora, non è importante se avete posti pieni, posti vuoti. Tanti dicono: dovete avere tutte LG, dovete avere tutti i garage vuoti. È irrilevante, ragazzi, perché come vedete io inizialmente avevo qualche posto vuoto, adesso non ne ho più di posti vuoti e sto sostituendo con delle LG Retro Custom. Però voi non sostituite, mi raccomando, con LG Retro Custom, ma con RH8 se le avete, insomma, auto da buttare via. Come vedete, rientro ancora, faccio un altro clone, tanto per capirci. Comunque il glitch è semplicissimo, ragazzi, vi ho voluto mettere anche il passaggio dell'amico per farvi capire bene. A questo punto, ragazzi, quando avete finito di fare le duplicazioni, il vostro amico può anche uscire dal PlayStation Network senza nessun problema e voi potete tornare tranquillamente in garage e mettere la vostra auto in garage. Quando avete ovviamente finito, il vostro amico deve uscire, non prima, perché altrimenti il glitch vi salterà. Come vedete, io adesso vado nel garage dove ho messo qualche duplicazione e vi faccio vedere, diciamo, il risultato finale. Ragazzi, ne ho fatte 3 o 4, però non sono tutte in questo garage. Comunque sia, ragazzi, cercherò di portarvi un altro glitch magari un po' più redditizio, però intanto per il momento accontentatevi di questo, che funziona benissimo, è anche abbastanza rapido, ragazzi. L'unica pecca di questo glitch è che dovete avere una targa personalizzata, perché altrimenti, come vedete, ci sono tutte targhe uguali. Quindi se non avete una targa personalizzata da poter applicare su un'auto, non lo fate questo glitch, perché altrimenti vi darà una sorta di blocco, ragazzi. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere, continuate a seguirmi, un saluto a tutti, al prossimo video.